Vorrei parlarvi del tumore della tiroide. Volevo titolare questa pillola di comunicazione Fermare la degenerazione della tiroide controllando zuccheri e metilgliossale. Beh, era troppo lungo, però è vero, è esattamente quello che dobbiamo cercare di capire. Perché ormai si è capito che possono essere le alterazioni del metabolismo a definire un'alterazione della tiroide. Lo si è visto, ad esempio, nei soggetti diabetici, dove un lavoro di cui abbiamo anche già parlato spiegava proprio che mentre noi diciamo, beh, certo, non ti funziona la tiroide e quindi diventi grassotto, paffuto, non riesci più a dimagrire, eccetera. Ecco, si è documentato che se esiste questo aspetto, esiste anche il contrario, cioè che una persona inizia ad aumentare il rapporto col peso, altera il metabolismo degli zuccheri, diventa obeso o diabetico e in quel momento inibisce il funzionamento corretto della tiroide. Questo per darci un'idea di come questi due aspetti sono profondamente legati. Se parliamo di forme tumorali o di cancro invece della tiroide, sappiamo anche che proprio questi aspetti di glicazione sono quelli che consentono a qualsiasi forma tumorale come di difendersi dal nostro sistema immunitario, come se creassero uno schermo che impedisce alle cellule del sistema immunitario, i nostri anticorpi, di distruggere le cellule tumorali. Quindi vedete come è doppia questo tipo di indicazione e a noi interessa soprattutto dal punto di vista preventivo. È stato proprio un lavoro pubblicato sul Journal of Clinical Medicine che ha documentato, questo nel settembre-ottobre del 2021, il ruolo dei fattori di glicazione nella progressione del tumore della tiroide. Questo perché? Perché si è visto che in realtà la glicazione attiva dei segnali intracellulari, significa che va ad interferire fondamentalmente nell'equilibrio tra citochine, tra interleuchine, eccetera, e soprattutto con i fattori di crescita, creando aggregazione fondamentalmente cellulare, creando una situazione di sviluppo tumorale e quella che è l'angiogenesi, cioè dei vasi nuovi, che purtroppo è un po' quello che correla alla proliferazione della forma tumorale e influenza ferocemente, in modo molto intenso, la produzione di metastasi. E quindi è lì è stato definito che proprio sono precursori dei fattori di glicazione, di cui viene esplicitamente citato il metilgliossale. Ricordiamolo, il metilgliossale è una sostanza ossidante, glicante, infiammatoria che è legata esattamente a come noi assumiamo gli zuccheri. E quindi, mentre il lavoro dice, beh, tutto sommato il metilgliossale può diventare un potenziale target per terapie complementari antitumorali, e noi diciamo in maniera più semplice che conoscere il proprio livello di metilgliossale, la propria glicazione e imparare a gestirla in modo sano e divertendosi comunque con gli zuccheri, purché non diventino una continuità assoluta nel quotidiano, è uno degli elementi più possibili per arrivare a lavorare in prevenzione e in trattamento anche sulle forme tumorali tiroidee. Quindi devo dire che al di là delle possibili considerazioni solite che si fanno in termini preventivi nei confronti delle forme tumorali, che quindi mangia bene, digerisci meglio, cammina, dico scherzando, non dire le parolacce, no, scherzo, sono gli elementi che a volte sono un po' ripetuti in modo standardizzato e quando una cosa è così standardizzata finisce che non la segue nessuno. Allora, come si può fare? Bisogna capire, perché se la scienza ci aiuta a comprendere che sono i livelli di glicazione, quindi quelli che oggi possiamo misurare analiticamente, anche rispettando l'assunzione degli zuccheri, dobbiamo solo studiarli. Significa che una vera prevenzione, soprattutto se in famiglia esistono già delle componenti di tipo tiroideo, di squilibrio da questo punto di vista, è proprio quella di capire quali sono i propri livelli di glicazione e iniziare a mangiare in modo adeguato, rispettando gli zuccheri, amandoli, usandoli nel modo più indicato e corretto, ma senza arrivare a superare, cioè a creare quelli che sono i danni da zucchero nascosti che intervengono in questa predisposizione, in questo stimolo di accentuazione anche nelle forme degenerative. Quindi abbiamo in mano la possibilità di gestire al meglio la propria salute e la nostra salute. Facciamolo.